Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua con il nostro Tiagi, con la sofferenza, ebbene sì, perché è una sofferenza abbastanza importante, onestamente, perché la squadra purtroppo non sta andando, anche se Tiagi qualche gol lo fa, qualche gol. Oggi iniziamo subito con l'FL Trophy, che ancora non ho capito cosa sia, però c'è questo girone con tre squadre. Sezione Nord, gruppo D, e sembra quasi una Champions inglese di squadre un pochino scarse, ma vabbè. Tra l'altro guardavo che ci stanno un sacco di gironi fino all'H. Ammazza, oh. Penso che siano tutte le squadre del campionato, sembrerebbe. Quindi giochiamoci questa partita contro il Leyton Orient e vediamo come va. La prima non è andata male perché comunque abbiamo preso un punticino Beh, che, c'è attesissimo, insomma, il dai, tabellone non si è parlato poteva d'altro. andar Vedremo poi se peggio, confronteranno le due chiaramente. squadre nel momento della Però è il verità. momento di svegliarsi, perché la squadra Esatto, perché con veramente è una Leyton roba. Orient oggi in programma un'altra sfida davvero È una roba interessante. agghiacciante, io non so più Leyton come che sta andare avanti. cercando. Cross lungo di Leyton, ecco, lo sapevo io. No, non possiamo iniziare con il cross buggato, ti prego. Bravo, Davis. Contropiede? Si inserisce bene, Contropiede. recupera. Karsbak. Vai, Karsbak. Però. No, Karsbak, no. Tocca a noi, siamo in attacco finalmente. Palla Tiagi. Attenzione, c'è una bella prateria in mezzo. Stoppa. Lo Attenzione tenta, lo pericolo. tenta. Ci ho provato. Ci ho Calcio, provato. calcio d'angolo per No, ma come in solitaria il Leyton? Ti prego. Ti scongiuro. Fermiamolo. Bravissimo, Davis. Oh, Davis comunque è una bomba, è una bestia qua. Tre sì. Ma non c'è mai nessuno, si faccia vedere un secondo. Bravissimo, Tabiner. avanza col pallone tra i Guarda in piedi. mezzo per Tiagi. Tutto qui dietro. Tiagi! Il primo della Leyton, Tiagi! qui Il finalmente può nostro iniziare il indiano che dominio. incanta, la sblocca. 1-0 per noi. Però, noi in coppa andiamo da Dio. Che poi è coppa. Sì, è una coppa, però andiamo da Dio qua, eh. Tiagi! Conclude a No, rete. cosa? Tiagi, Cosa ha fantastico fatto? controllo alla rete. Cosa ha Pallone fatto? Ma chi spettacolare. è? Francesco Totti? Sai, vabbè, adesso. Dopo questa. Non iscrivetevi, ragazzi, perché lo dico per il vostro bene. No, però ha fatto un gol clamoroso. Ha fatto un gol clamoroso. Ma ha fatto un gol clamoroso, raga. E non me l'hanno neanche fatto godere, tra l'altro. Non vorrei dire, ma. Allora, io vorrei fare un tiro. Però proviamo, io non sono bravo sulle punizioni, vi devo dire la verità. Infatti si è visto Andiamo. abbastanza. No, non perdiamola così, per favore. Bravissimi. Tre sì. Benissimo. Viene avanti, palla al piede. No. Grande No. recupero. Oh. L'arbitro dice che può bastare. Risultato che dà la possibilità di 2-0. raggiungere dunque la fase di eliminazione diretta. Possono ancora puntare al Fase primo a posto. eliminazione Ma guarda diretta? che non era così scontato Ok. la vigilia, Pier. Ok, Questa è già. difficile, lo Molto sappiamo. Nasconde uno sorpreso. bene, ragazzi. 2-0, doppietta di Tiagi che ha insegnato calcio oggi. Ha fatto due gol, uno più bello dell'altro. Il secondo, ragazzi, è poesia. Il secondo è veramente poesia, il secondo gol. Veramente poesia. Cioè, questa inquadratura fa capire tante cose. Guarda com'è scordinato. No, comunque, tanta roba. Tanta roba. Non me l'aspettavo. E in questa coppa stiamo andando alla grande. In campionato facciamo veramente pietà. E non concepisco il fatto perché siamo ultimi. No, non siamo neanche ultimi in realtà. C'è chi fa peggio di noi. C'è chi sta peggio di noi. Incredibile. Non me lo sarei mai aspettato. Andiamo a giocarci questa di campionato È una delle sfide che contro più il volte ha Barrov. lamentato l'attenzione dei media. La Germania sta Barrov. dovendo darsi battaglia. Sta Ok, per scoccare l'ora X ragazzi, qui su eSports. è ora di riprenderci un po' anche in campionato, onestamente. Sarà sotto la pioggia, difficile Comunque, prevedere il penso che sia traghetto la del prima pallone. Si scappa doppietta, in no, diagonale. anzi, è la prima Prima doppietta parata in per terra Leyton inglese dopo per aver segnato Tiagi. due. Incredibile, ma è vero, è successo, il miracolo. Occasione per loro, ma. Grazie. Contropiede. Eccolo Mi schieramento piace dei questo quattro contropiede, schieramenti. mi piace molto.
Bravo Tiagi, sta crescendo il ragazzo, si sta facendo in senso teorico, spero non pratico. Però dai, pian piano. Tabiner. Nah. Dammi attacco. Tiagi. C'è la prateria. C'è la prateria. Lo stop è buonissimo. Lo tenta. Ma una roba agghiacciante. Però ha tentato. Quantomeno tiriamo in porta oggi. Già un grande successo. Tiagi. Jimenez. Oh, però stiamo giocando bene. Sono veramente contento. Oggi stiamo giocando bene per una volta. Siamo un po' sbilanciati? No, ci siamo rimessi a posto. Bravissimo De Bisi. Contropiede? Oggi è la fiera del contropiede. Me lo dà sempre. Però... Bravo Powell. Ma non perderla Powell. In solitaria. Il crew di Alexandra. Con Tiagi. Questa roba però, cioè... Tiagi. Ci prova. No. Non ci credo. Non ci credo. Vabbè dai, un pareggio che smuove la classifica. Almeno smuove la classifica, quantomeno è già qualcosa. A me hanno giocato anche abbastanza bene a dirla tutta, quindi... Male male la situa. Non è male male. Ok. Quando è che arriviamo a 66? Tipo mai, però vabbè. Bella sta schermata nera. Momento migliore è lo schermo nero della partita, per farvi capire che bella partita è stata. Siamo vicinissimi al 66, ma veramente stravicini. Siamo contro l'Accrington e siamo tutti in forma, smagliante. Andiamo così. Tiagi sta in forma. È in fiducia il ragazzo. È veramente in fiducia. Fa delle cose che fino a qualche mese fa manco sognava nei suoi sogni più bagnati di fine estate. Attenzione, siamo in attacco, ma c'è un sacco di difesa da saltare qua. Ma cos'è sta roba? Accrington in contropiede. Attenzione, dobbiamo svoltare questa stagione, ragazzi, in un qualche modo. Perché non ce la posso fa. Io non ce la posso fare, ragazzi. E dai, ma porca miseria. È caduto malissimo. Bravissimo Riordan. Cosa ha fatto Riordan? Punizione per noi. No, da qua non posso tirare innanzitutto. Però la posso passare qua vicino. Ha funzionato lo schema. Calma. A De Bisi. L'hai visto? No, non è fuori gioco. Ma perché? Cosa esulti? Fuori... Ti ha detto mezz'ora fa che era fuori gioco, Karsbach. Mezz'ora fa te l'ha detto. Ma fammela vedere almeno, no? Nemmeno quello. Qua c'è malafede. I poteri forti non vogliono che noi andiamo in League One. I poteri forti. Bravo, Boz. Ma quale contropiede? Se mi importa da me. Comunque sta cosa del contropiede è abbastanza no sense. Cioè a volte quando è veramente un contropiede non te lo dà. Quando non è un contropiede te lo dà. Vai capì. In base a cosa. Tiagi. È fallo. Oh. È fallo. Ma quale palla persa? È fallo. Oh. Passare in mezzo ti prego. Karsbach. Tiagi, no, vabbè, no, ma che, con quale lentezza me lo stai dicendo, Tiagi? Con quale lentezza me lo stai dicendo? Vabbè, un altro 0-0. Oggi abbiamo la pareggite acutissima, non acuta. Acutissima, cioè una roba quasi imbarazzante, ma vabbè. Comunque una vittoria, due pareggi. Finché non si perde, ci può ancora stare. Per come siamo partiti, guarda. Guardate, i pareggi, guarda, sono una mano dal cielo. Per come eravamo messi di base. Alleniamoci. 66, vero? E dammi sto 66. No. Niente, si è buggato sul 65 andante. Attività.
Possiamo fare un team esports o un'app per smartphone. L'app per indiani. Ci sta, mi piace. Come cosa? Decisioni Halloween disponibile fra 10 giorni, quindi ora non possiamo farlo. E mo c'è la partita contro i Wimbledon che sta a 10 punti. Potremmo raggiungerlo in caso di vittoria. E sarebbe tanta roba. E sarebbe tanta roba, ragazzi, raggiungere il Wimbledon in classifica. Vediamo se riusciamo a farlo. Vediamo un attimo, dai. Ma come? Ma non si può partire così, però, con rigore. Ma non si può, ma non si può. A destra. Niente. Me l'ha messa sulla sinistra. Mi ha spiazzato. Rigore per. Ma che cos'è? Oggi partita sui rigori. Piagi. Piagi. Occasione da non fallire, può essere il gol del pari. Mamma mia! Mamma mia! L'ha fatto pure questo! Ha fatto pure questo! Tre gol. Tre gol. In quattro partite. Beh. Si sta svegliando il nostro bomber indiano. Si sta svegliando. Sta crescendo. Cross per noi. Bravo. Bravo. Bravissimo. Fatti vedere. Bellissima. Palla interessante e No. profonda. No, ma cos'era? Ma cos'era? No, no, vabbè, ma come lo fermo io questo? Se l'è allungata tantissimo! Vai Mamma mia, il solo per nostro portiere l'equilibrio. del box, cosa ha fatto? Ripartiamo! Ma cos'è sta roba? Ma cos'è sto Decisione straordinaria passaggio? Ma qui. cos'è? Rigore ancora? Ma no, ma basta! Ma è una congiura questa! Sempre rigore, stavolta a destra. Hanno la possibilità del nuovo vantaggio. Oh, ma Rigore hai trasformato in scassato rete. alla Madi? Ma hai scassato? Ma hai scassato? Ma veramente? Ma porca miseria, non ci voglio credere. Sì, comunque, raga, c'è cioè, tre rigori in una partita. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Bella questa, Pallone per il bella, Milan. bella. Niente, noi non giochiamo. O comunque le migliori occasioni sono le loro. A parte un rigore dato a noi, però per il resto. Oh, è uguale a prima! Ma noi siamo lentissimi. Ancora l'uscita! Prova il Ma pallonetto. porca! La mette e non dimenticherà questa giornata. Tre gol Alamadi, nella ma vai quel stagione. paese! Ma vai quel Vince qui il Messico, paese! il Ma vai KO quel della squadra paese! ospite. Non è stata la loro miglior prestazione, Ma. ma d'oltre Ad questa Adani, esterna ma non ha dai, avuto idea. veramente! La squadra è Non lo mancata nei sapevo! momenti cruciali del match. Non lo sapevo che non fosse la nostra miglior prestazione. Se non c'eri tu, non me ne sarei mai accorto. Sì, però, raga, c'è cioè, veramente. Che robe. Due rigori in una partita contro. Cioè, neanche nei peggiori incubi. Abbiamo il Werl che si è interessato. Ed è in Liga Tedesca 3. L'Excelsior in Eredivisie, in Olanda. Però, boh. Mi prendono all'Excelsior? Ma cos'è sta roba? Mi prendono, secondo voi? Vediamo un attimo. Sarebbe curioso andare in Olanda. Sarebbe molto curioso. Allora, alleniamoci. Sperando che arrivi finalmente questo 66. E fu così. È arrivato finalmente il 66 overall. Iniziamo ad avere buone statistiche, onestamente. Iniziamo ad avere buone statistiche. E sono veramente contento. Anzi, siamo i migliori della squadra. Quindi pensate voi come stiamo messi qua. È uno degli appuntamenti Va più attesi bene, va dell'anno, bene. tutto da seguire fra due squadre che Dai, già al raga. grande calcio, che spesso Dai, hanno raga. creato in passato grande spettacolo. Facciamo un risultato Gara che si utile? disputa in uno stadio Una strapieno di vittoria? pubblico, ma Da voluto quando è che manca mancare una ancora vittoria in tempo. campionato? Speriamo A parte la ragazzi, i Coppa? livelli all'altezza. Tipo da 3 mesi, almeno. Punizione per noi, da qui. Oddio, in realtà potrei anche sorprenderlo.
Vediamo un attimo. Ma porca. Oh. Cosa ha fatto? Vabbè. Niente. Diamo un'occhiata alla formazione. Io non so battere questi calci di punizione. Alla lunga. Attenzione. Altro Eurogol? No, vabbè. No, vabbè. Ma questo è un fenomeno. Ma questo è un fenomeno. Ma fammela rivedere. Ma porca miseria. Ma cosa ti costa? Allora, qui temporeggiamo. Bravo, Offord, bravo. Bravissimo Offord, sì, era lui, vero? Squadra di casa avanti a poco dall'intervallo. È presto per cantare vittoria, Pier. Manca ancora un'eternità alla fine. Stai zitto. Stai zitto. Oriordan, che culo. Che culo, palla persa. Fortuna che non ha visto dopo, perché gliel'avevo regata nuovamente la palla. Calma, Karsbak. Portiamola a casa sta partita, portiamola a casa. Vabbè, però anche tu. Cioè, ma come in solitaria? Ti prego, fermalo. Ti prego, fermalo. No. Bravissimo, Offord. E dammi sto contropiede. Cross lungo, ancora loro? Ma ce la vogliono pareggiare per forza? Noi non dobbiamo vincere comunque in campionato, non c'è niente da fare. Cioè, vogliono per forza boicottarci. Non so perché, ma... Si libera del marcatore. No. Niente, non si riesce. Non possiamo vincere in campionato. È una roba estenuante, imbarazzante, struggente, demotivante... Cioè, veramente, comunque, raga, cioè, ma come si fa? No, ma perdiamo pure, dai, perdiamola. Tanto ormai... Contropiede. Ultima occasione. Per riprenderla, per vincerla. Sabiner. Vai, Karsbak. Però sei troppo lento. Tiagi, no! Ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Sto passaggio bruttissimo, niente. Altro pareggio. Ma divertente per te che l'hai visto, io che l'ho vissuto un po' meno. Anche perché col gol che abbiamo fatto così bello era giusto vincerla questa, onestamente. Abbiamo fatto un gol capolavoro ed era giusto portarla a casa. Comunque, stavamo dicendo, agente giocatore, abbiamo altre novità? A riguardo per noi l'Altac, questa in Austria, ma non, no, in Austria non ci vado al momento, grazie per l'interessamento, ma anche no. Alleniamoci, si punta al 67. Comunque controllo palla 71 è rispettabile, vi devo dire che inizia a essere rispettabile come giocatore. Il Forest Green che sta sedicesimo, però ha 8 punti in più. Ed è sedicesimo, cioè. Per farvi capire come cavolo siamo messi noi in campionato, malissimo, malissimo, cioè veramente. Siamo messi veramente male, male. Ma malissimo, malissimo. Cioè veramente non si può vivere così, non si può vivere così. Oh raga, una vittoria, ecco. Subito. Fermalo. Bravissimo De Bisi. Contropiedissimo. Appassa sta palla per bene. Oh. Fatti vedere. Tiagi. È passato. Non ci credo. Non... Gli ha passata comunque sta palla al portiere. Non vorrei dire. Cross lungo. Ancora un altro gol. Sarebbe bellissimo. E lo stop. No, vabbè. Cioè, se segnava questa io veramente spegnevo tutto. Non si può, cioè, era troppo bello. Bravissimo, Riordan. Contropiedissimo. Andiamo. Tiagi. Vai. Fatti vedere. Oh, comunque abbiamo una squadra lenta. Ma lenta ammazzata, non riescono a fare uno scatto che sia uno,
ma è una roba agghiacciante, non si può vivere con sti scatti lenti. Sembra che abbiano tutti 30 di velocità. Poi magari è vero, che ne so io, però mamma mia. Penso che gli altri che giocano nella League 2 siano fenomeni, non credo quantomeno. Beh, che abbiamo una stella, è una delle più scarse, mi sa. È una girata di testa che ha messo a dura prova il Oh, portiere. La palla no, alla ma porta con un intervento. come? Oh, tocca a noi. Piagi. No, sei troppo. Mannaggia. Ti ho visto. Prova il Ti ho cross, visto. aspetta. No. Decisivo qui il portiere. Su Ma quel cosa ha contropiede. preso? Ma cosa ha preso? Ha fatto una parata fenomenale. Ultima azione probabilmente, perché siamo già all'82esimo. Tabiner. Buona questa. Per Griffiths. Buonissimo. Piagi. Si gira. Lo vede. No, no. Persone che viene Lascia sta intercettata. palla, lascia sta palla. Niente. Finisce qui il match Ma ancora sto 1-0 pare... che non accontenta nessuno, in Oh, fondo non comunque, manca raga, sti male pareggi a mi nessuno. stanno facendo Stefanovic uscire con pochi gol, pazzo. ma Ma evidentemente col passare dei pazzo. minuti il Ma gioco pazzo. squadra è già Cos'è sta superato. cosa? Sta inquadratura di un campo sfocato. Tra l'altro pure un campo fatto male. Bene, cioè bene, male, male, molto male. Non si riesce veramente a vincere una partita. Cioè, io non so come fare. Non so come fare, onestamente. Sono un po' abbattuto perché sta squadra è sfortunata ma anche molto scarsa. Va bene. Allora, siamo contro il Cheltenham che sta terzo? O tredicesimo? Mamma mia. Cioè, la tredicesima a 9 punti in più di noi. Come siamo lontani dalla metà classifica. Scritto del tuo mondo, Siamo veramente ragazzi, ci sono lontanissimi, stati ma... altri due allenatori che hanno È ulteriormente dura, messo a è mano la dura. Noi vigilia con le loro stiamo andando avanti dichiarazioni. di pareggi. Se ne dà Cioè, l'appuntamento con grande calcio noi i qui su punti che facciamo X, oggi in programma sono un'azione grazie ai davvero pareggi. interessante. Non grazie ad Sfida altro. davvero. Siamo in attacco. Oh, buonissima, buonissima. Prova Ma il tiro. cos'è? Portiere che Sta risponde qui. ciabattata. Cosa cavolo è? Viaggi, ste cose no, però dai. Mi fa male al cuore. Però. Occhio a questo lancio. Marchiamo? Per favore, no, Pallone potenziale a caccia del vantaggio. E c'è la rete dell'1-0. Eccola. Beh, che dire. Sempre. No, vabbè, ma va, ma basta, ma basta. Questo è un accanimento proprio, Io mi butto sempre a destra. Bellissimo, Occasione da sfruttare per rafforzare il vantaggio. Richards. Non trattiene, occhio alla possibilità. Bellissimo, Richards. E basta, ma. Ma quando è che tocca a noi? Ma come è girato il difensore, raga? Cioè. Ma com'era girato? Ma che cosa è successo? Vabbè, io. Vedo che è sempre loro. È sempre loro. È sempre loro. Sandy Street, strada. Dammi sta palla. Contropiede. Però, ragazzi, c'è. Oh, ti ho visto. Mamma mia, siamo lentissimi. Ma se... Oh, l'ho vi visto. No, Rallenta no. con i pugni a Perché non l'ho forzare l'area. stoppata? Perché non l'ho stoppata? Qui è colpa mia, Ma qui è colpa mia, tranquillamente. Se la stoppavo, potevo far gol. Conclusione al volo, finita lontana dai pali. Il gol della domenica non viene sempre, purtroppo capita anche di prendere brutte cose. Allora, calcio d'angolo. Pallonetto. Cross È verso il tua. centro dell'area. È tu, no. La spazza via bene qui. Hanno il pallone che Cosa può aprire fa? la parità, Oh, attenzione! Tiro spinto! Ma ragazzi, c'erano due falli a momenti in questa azione. Ma dai, ma dai. Ma dai. Sì, io come lo marco? Ha fatto gol strada. Ha fatto gol strada. Vabbè. 2-0. 2-0, ma... È una depressione continua. È una depressione continua, veramente. Cioè, io sono depresso. E basta, Portiere staccati oggi da in lì. pericolo. Cosa fate? Cosa fate? No, no, no.
No, 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 non sapevo fosse. L'avevo spazzata perché avevo paura che me la rubassero. E non sapevo fosse contropiede. Non avevo idea. Tanto al massimo facevamo 2-1, eh. Non è che vincevamo, non è che pareggiavamo, però. Peccato, 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 peccato. Niente, la situa è abbastanza scomoda. Abbastanza, molto scomoda. Siamo penultimi in classifica. Ed è molto deprimente. Molto, molto, sì. Devo dire che è molto deprimente. Ragazzi, siamo a novembre. Io al momento mi fermo. Mi fermo. Abbiamo ancora un sacco di partite. L'unica cosa che possiamo fare è concentrarci sulla Coppa, che lì sembra che andiamo tanto bene, incredibilmente. Ma tra l'altro, questa Coppa, dovessimo vincerla per fortuna, cosa potrebbe succedere? Chissà, chissà. Poi guarderemo, ci guarderemo, insomma, vediamo un po'. E niente, raga, io vi ringrazio molto, come al solito, e ci becchiamo a questo punto al prossimo episodio per deprimerci un po' tutti assieme. Ciao ragazzi.